E allora con questo sole di questo bellissimo venerdì 7 gennaio 2022, bello 2022. Bellissimo, giochiamoceli. Prova a dire 2022. 2022. Il bello è che tu ci stai pure. Vabbè, comunque. Oggi siamo qui per sfatare alcuni miti. Uno di questi miti lo sfateremo noi insieme. Io e Jonathan lo sfatiamo. Ah, sarebbe? Sarebbe. Perché passare sotto la scala dice che porta sfortuna, per non dire altro? Sai che comunque evito. Ma non, ecco, ma noi buongiorno! Come state? Bene. Io devo sfatare un mito. E che mito devi sfatare? Buongiorno. Buongiorno. Intanto buon anno a voi due. Ah, grazie. Devo sfatare un mito. Sì. Allora, perché si dice che passare sotto la scala porta sfortuna? Non lo so. Forse perché c'è il pericolo che crolli. È il famoso non ho idea. Tu lo sai, Salvatore? No. Ma ditemi la verità. No, bene la sua porzione. La sua versione, lei sposa la versione. La curiosità è, se c'è una scala, voi ci passate sotto? Sì, io mai posso. Sì. Mai posso proprio. Quindi quante volte siete passati sotto una scala? Tante volte. E non è successo niente. No. Quindi sfatiamo. Il mito. Grazie ragazzi. Fattiamo il mito. Buona passeggiata. Buona giornata. Ciao ragazzi, ciao. Oh, bene. Poi dopo io spiego perché si dice che porta. Io so tutto, mi sono informato, È una cosa antica, molto antica. Pensa un po' che quando io lo dirò tu rimarrai a bocca aperta, Jonathan. Tu farai così, guarda. È che non si vede perché c'è la mascherina, capito? Però ti garantisco che rimarrai con la bocca aperta. Allora, vediamo se invece qualcuno riuscirà, ma è difficile, questo è proprio difficile, Cioè qua dobbiamo trovare proprio il genio della lampada. Genio della lampada. Sì, il genio senza maschera, mascherina. Con la maschera. Tolta da poco fa. Ci pensa Jonathan. State lavorando, cosa. Dai. Dove stai andando? Sto facendo commissioni, sto guardando un po' i prezzi un pochettino, perché domani ci sono i saldi. E dunque sto Che è vero che partono pure i saldi, mo. Tu saldi? Sì, io saldo con l'elettro, come si chiama? Con la saldatrice. Sto per illustrando, ecco. Dunque lasciamo per il giro della lampada, ma c'è da spendi. Ah, quindi devi spendere? No, vabbè, sto guardando i prezzi, però ancora saldi non se ne vede. Vabbè, allora, senti un po', un attimo, dobbiamo fare una domanda anche a te. Già che lunedì ci sono anche. Vabbè, che c'entra, è capitato. Allora, la domanda di oggi è facile. Passare sotto la scala porta? Sempre un detto che porta sfiga, certo. E invece? Per me no. Non ci credo, come non. Ma perché si dice così? Noi dobbiamo sfatare questo mito. Questo non te lo so dire, questa domanda. Ma c'è la trabocchetto? Ma di trabocchetto stiamo facendo un quiz. Un quiz, allora, io ho già detto che non ci credo. Va bene, ma no, perché si dice? Però ti posso dire una cosa, che ho letto che una percentuale ci crede a questa cosa qui, la negativa. Ma non sanno perché però. Non solo la scala, anche l'impalcatura di. L'impalcatura adesso. C'è gente. Ma sotto l'impalcatura non si passa perché. Perché c'è il sagarcino in conca, la russa sagarcina in conca. Però c'è gente. La cosa è che impalcature, quelli stanno lavorando, eccetera. Dice che la scala invece, la scalettina, petichedda. Allora invece non ci credo, non bisogna crederci. Cosa devo dire? Perché ci devi credere? No, dico, non bisogna crederci. Non devi credere. No, ma io non ci credo assolutamente. Bene, bravo. Però non sai il perché. Io per esempio sono uno di quelli che quando passa il coso funebre non mi tocco le parti intime. È la verità. C'è gente che quando passa. Ma intanto bisogna fare un segno della croce. E se c'hai anche il cappello, bisogna anche togliere il cappello. Sì, molte persone. Però il carro funebre vuoto. Carro funebre vuoto, io mi faccio la croce quando è pieno, quando c'è la bara. Io quando lo vedo vuoto o che sia pieno, io non mi tocco da nessuna parte. Ma che vada, mi gratto in testa se c'ho prurito. Però dico, c'è gente. C'è un uomo che c'ha prurito, c'ha prurito. E te ne aggiungo anche un'altra, anche quando ci sono le suore. Ma basta, le stai toccando tutte. Peggio per te che mi hai fermato, io te le sto. Non ti sto dicendo che anche quello lo sfatiamo un altro giorno. Oh, ecco, però. Quello delle suore, del carro funo, lo facciamo fra due mesi. Cosa era? Solo della scala? Solo della scala. Allora chiedo scusa, prego, vabbè, io ho voluto buttarle tutte lì. Può andare. Allora, posso andare. Arrivederci. Grazie, buon lavoro, arrivederci. Buona giornata. Mi chiamo carro funo, ma la suora. Li sta mettendo tutti, li sta mettendo, poi noi che mettiamo nelle puntate. Infatti. Comunque quello del carro funebre vuoto lo fanno tutti, Cioè non tutti, comunque. Vabbè, comunque, la domanda è facilissima. Fra un po' vi do la risposta che voi non ci credete. Buongiorno! Voi non ci crederete perché nasce questa leggenda. Buongiorno caro, una curiosità. Tu ovviamente come stai? Ciao, tutto bene, grazie.
C'ha la voce da speaker lui, eh. Fai lo speaker? Sì, no. Potresti farlo. Senti, caro. Tu, quando passi sotto una scala, la eviti o ci passi? Ci passo. Ci passo. Non sono superstizioso fino a quel punto. Ecco, ma te l'hanno mai detto questa cosa? Assolutamente sì. Vero. Ma secondo te, perché nasce questa cosa? Io quando ve la dico dopo, voi rimarrete sconvolti. È una cosa antichissima. Esatto. È come quando dicono di non scavalcarti le gambe. E quando sei disteso devi scavalcare le gambe, non cresci più. Io questo non la sapevo, ma guarda cosa stiamo imparando. L'altro giorno i gemelli ci hanno detto che uno che nasce di piede è immortale. Adesso questa com'è questa? Non la conosco. Se sei disteso io ti passo sopra, non cresci più. Ah, se sei. Allora, questa disteso, la conosco. Tu la conosci, Jonathan? Ma è te se quindi, ma che cosa stai inquadrando? Devi inquadrare a noi. Questo no, motivo valido non c'è. Allora, se tu, stai coricato per terra e uno ti passa sopra, si dice che non cresci più, questo la sapevo anch'io. È una diceria vecchia. È una diceria vecchia, quello non so neanche quella perché, boh, poi andremo a scovare anche quella. Però sotto la scala non lo sai. Non lo so precisamente. Comunque ve lo diremo fra non molto perché non è che porta sfiga, perché nasce questa leggenda. Grazie, cara. Figurati. Ciao, altrettanto. E buon anno. Oh, io fra un po' dopo la dico. No, dico dopo la dirò però. Io devo spiegare bene questa cosa, eh. Buongiorno! Io dopo devo spiegarla bene questa cosa, perché noi dobbiamo sfatarle queste cose. Tu, Jonathan, domani appena vedi una scala ci devi passare sotto, avanti Andrea, hai capito? Ma ci passo spesso, non è che sia quello la... ci passi spesso, allora può darsi, eh. Perché buongiorno, una curiosità, ma è vero che quando si passa sotto una scala non bisogna passare perché porta sfortuna? Il detto dice così, poi chissà se è vero. Io non ci passo sotto. Ah, non ci passo? No? Perché non ci passi? Io devo dire la verità. un po' ci posso evitare. Meglio evitare. Meglio evitare. Ok. Grazie caro. Oh, hai capito? Meglio evitare. Intanto stavo andando a sbattere contro una persona. Comunque, meglio evitare. Hai capito? Ma no, che evitiamo? Io non lo so. Io non penso che la gente... Buongiorno. Porta sfortuna passare sotto la scala? No. Oh, no. Ma lei ci passa? Sotto la scala? Indipendentemente. Ah, a prescindere. Ma insomma, mo qua abbiamo trovato solo uno che passa sotto la scala eroicamente così. Vabbè, Jonathan ha detto che addirittura ci passeggia sotto le scale. E però adesso si sta ponendo il problema di perché si è rotta la frizione improvvisamente, perché si è accappottato un vaso l'altro giorno, insomma, tu fai una cosa, cioè, sono dicerie, ma non ci passare sotto a sta scala, perché sennò te la stai pure cercando, eh. Non è vero, non dovete credere a queste cose, sono tutte dicerie, non lasciatevi ingannare da queste cose, la fortuna, la sfortuna e compagnia cantante. La fortuna e la sfortuna la creiamo noi stessi per noi, punto. Insomma, anche che ho detto, però va bene lo stesso, mi è venuto spontaneo. Quindi, a proposito, amici, grazie, continuate a condividere le nostre puntate su Facebook. Stiamo per arrivare a 33.000, la famiglia si allarga sempre di più. Giornale Longobardi, pagina pubblica, stiamo per toccare 33.000. Buongiorno! È vero che passare sotto la scala porta sfortuna? Ma io non credo a queste scaramanzie, sono un po' di idiozie, allora. a chi ci crede soprattutto. Ma senti un po', ma secondo te perché però nasce questa leggenda? Boh, non ne ho la minima idea, onestamente non ne ho la minima idea. Non lo sa nessuno. Però boh, non credo neanche nel gatto nero che attraversa la strada. No, se non lo vedi il gatto nero fai buongiorno. Ti do un calcio. Non ci credi? No. No, vabbè, l'ho battuto. Va bene, grazie caro. Dai, buona giornata. Ciao. Beh, bene, fra pochissimo io vi dirò perché nasce questa leggenda. Voi rimarrete a bocca aperta. Ieri ti è entrato un moscerino nel naso. Vabbè. Ringraziamo gli amici che ci permettono di portare avanti questo progetto. Stai vedendo se c'è una scala, non c'è una scala. Un unico centro per tutti i trattamenti. Uno staff attento e disponibile, pronto a sviluppare un piano di cure personalizzato, mirato a risolvere con serenità ogni tipo di problema del cavo orale. Clinica22.it. Il nostro obiettivo è il tuo sorriso.
Impresa Funebre Fioricoltura Testa. 50 anni di esperienza e professionalità al vostro servizio. Autocarrozzeria Sandro Cirina. Verniciatura a forno, banco riscontro millimetrico, box tintometrico, piano aspirante, zona carteggiatura, igienizzazione auto, soccorso stradale e autosostitutiva. Allora, siccome siete simpatici, vi vogliamo bene e ci state seguendo su Facebook con, possiamo dirlo, migliaia di visualizzazioni? Sì, lo possiamo dire. Allora, pensate voi che passare sotto la scala, bene, che porta sfortuna, nasce addirittura all'epoca degli antichi egizi, ma vi rendete conto? Quindi, quando il popolo che considerava sacra, l'immagine era quella del triangolo, è una scala appoggiata a un muro o a una parete, forma appunto un triangolo. Passare sotto una scala significherebbe quindi rompere la figura sacra e inimicarsi gli dèi e complicarsi la vita. Pensa un poco tu, dall'Egitto in poi siamo arrivati fino a qua, capito, no? Questa, e poi c'è anche quella cristiana, perché c'è il concetto appunto fortemente legato al concetto di Trinità. Quando si attraversa un triangolo e quindi si passa sotto una scala, si va a rompere l'unità sacra della Santa Trinità. Ecco, pensate voi quante cose abbiamo imparato in 2 secondi oggi. Ma quando voi siete qui, siccome il mondo è fatto tutto di tuttologi ormai, no? Se voi andate a cena, quando ci andate questi tempi, a pranzo, quando ci andate, sempre, no? Quando finalmente potrete andare a cena con i vostri amici, ci saranno sempre i tuttologi, voi a un certo punto potrete dire, se uno dice sotto la scala porta sfiga, vi alzate, fate il tuttologo è uno che si alza e fa così. Deriva dall'antico egizio, perché appoggiare la scala contro la parete significava inimicarsi gli dèi e pertanto rompere quello che era il concetto della Trinità. Poi vi sedete e si alzano altri 39 persone che verranno 39 versioni differenti, non azzeccano manco una. Comunque, signori e signori, è stato bello stare con voi anche oggi. Noi ci vediamo ovviamente lunedì con un'altra puntata di Per la Strada e con la nostra mitica gradinata, che tornerà finalmente a parlare di calcio vero. Mi raccomando, state sempre con noi e soprattutto condividete, like. Like. Dici bene questo, però. Like.